Pensi che in qualche modo, che cosa pensi rispetto al governo e a quella che è un po' l'accusa che viene mossa, le dichiarazioni di Salvini? Pensi che c'entri anche lui? Ma io credo che purtroppo la confusione e il caos che si vede in Parlamento è la stessa confusione e caos che c'è tra il popolo. Quindi se si dice che i politici rappresentano il popolo, lo rappresentano perfettamente. Loro si insultano fra di loro e il popolo si insulta fra di loro. Purtroppo i politici che hanno il potere, quindi di influenzare, soprattutto con i social media, la televisione, eccetera, il popolo, se loro continuano a criticare, a indicare che la colpa di tutto è su una minoranza, ovviamente il popolo penserà che hanno ragione, che è vero che è quella minoranza, e quindi crescono odi, pregiudizi che portano a atti del genere. Il ministro Salvini ha negato la recrudescenza di episodi di razzismo in questo periodo in Italia, però ha anche detto che spera di vederti gareggiare presto, spera di incontrarti e che ti augura pronta guarigione. Come gli rispondi e che cosa gli diresti se lo incontrassi? Assolutamente ringrazio per gli auguri sia della guarigione che dello sport, però non credo abbia ragione per quanto riguardi il razzismo. Il razzismo c'è in ogni forma, in ogni scala sociale, ovunque, dalla posta a atti del genere. Però bisogna capire che quando si parla di razzismo non è che si dica ok, ho la maglietta con su scritto sono razzista. Il razzismo nasce dal pregiudizio. Se tu hai un pregiudizio su una persona, quello è già razzismo, che può essere un qualsiasi cosa, non mi piacciono le persone bionde, non mi piacciono le persone con gli occhi verdi, non mi piacciono i capelli rossi o cose del genere, questa le lentiggini non mi piace. Quello già è la base per il razzismo, capisci? Solo che ovviamente quando si parla di razzismo tutti no, c'è solo una razza, eccetera. Ok, non parlo di razzismo, parlo comunque di pregiudizio. E il pregiudizio ti fa pensare a generalizzare su determinate cose. Secondo te il ministro Salvini in qualche modo alimenta il pregiudizio? Secondo me bisogna capire che loro hanno una forza mediatica non grande di più. Cioè loro possono dire d'ora in poi vestite tutte di blu e tutti si vestono di blu, capito? Quindi se loro si mettono a dire la colpa è di questi qua, vengono qua, ci rubano il lavoro, vengono qua, distruggono tutto, qua, ovviamente la gente pensa che ha ragione. Invece loro dovrebbero capire che alcune volte bisogna dire le cose in un certo modo, perché loro sono politicamente il potere, quindi non so come spiegarmi in questo istante. Però se io fossi Salvini, mi dovessi dire al volo una cosa, dimmela in faccia, cosa mi diresti? Ma direi, spero che questo sia l'ultimo episodio del genere, perché stavolta è un uovo, la prossima volta cosa sarà? Per carità, non c'è razzismo, però... Vedo solo un'ultima domanda, ti ringrazio. Qualche settimana fa anche quattro tue colleghe atlete comunque sono state quelle che hanno vinto la staffetta, sì. Grande successo, grande esultanza, però anche grande critica. Voi sportive, tu come l'hai vissuta quella cosa rispetto alle tue colleghe e in generale nello sport come vivete questi episodi? Ma io vorrei dire che, ma secondo me non solo per me ma anche tutti gli altri che erano a Tarragona con noi, abbiamo fatto tutto il tifo alla staffetta e abbiamo esultato quando hanno fatto il loro risultato ed eravamo tutti felici, e credo che come tutti quanti si siano resi conto dopo che i giornali l'hanno scritto che erano tutte e quattro di colore. Quindi questo dovrebbe dimostrare che da noi nel mondo dell'atletica, ma proprio dello sport in generale, non c'è questo pregiudizio, questo ah cavolo tu sei di colore o cavolo tu sei bianco, cavolo tu sei di origini così. Quindi questo dimostra che noi abbiamo una maturità secondo me maggiore, e secondo me bisognerebbe forse probabilmente dare a molti più ragazzi un hobby, uno sport da fare, perché secondo me hanno troppo tempo libero e quindi riescono a diventarsi queste cavolate qua. Il tuo futuro lo vedi in Italia? Ma sì, nel senso come ogni ragazzo vorrei stare in Italia o andare a vivere all'estero. Adesso studio in Texas e sto benissimo lì, però ovviamente tutta la mia famiglia e la mia vita qua in Italia. Ci tenevo oggi a parlare con tutti voi perché, da come sapete un po' tutti, da martedì ho fatto il silenzio stampa perché volevo
occuparmi delle cose di cui mi occupo tutti i giorni, ovvero atletica e famiglia. Fortunatamente oggi con il via libera della Nado potrò partecipare ai campionati europei, quindi sono felice. Oltretutto ieri sono stati presi gli aggressori, quindi adesso la legge farà il suo corso, loro pagheranno per ciò che hanno fatto a me e a tutti gli altri, tutte le altre vittime. Mi spiace di tutto il polverone che si è alzato in questa settimana, ma sono felice che sia uscito un problema che molte volte non viene considerato, viene lasciato o fatto andare sotto il tappeto. Che dire, sono felice, ringrazio tutti quanti, le forze dell'ordine che sono state rapidissime, hanno trovato subito gli aggressori, la federazione che mi ha aiutato fin dal primo momento, ringrazio Alfio Giomi, Malagò, ringrazio la mia società, la Sisport, e ringrazio la mia famiglia, tutti i miei compagni che sono qui oggi, tutti i familiari, le persone che mi hanno scritto e mi hanno mostrato il loro sostegno. D'ora in poi, subito adesso che taglio con questa intervista, questo comunicato stampa, non so come chiamarlo, voglio tornare alla mia vita normale, fare la mia atletica come ho sempre fatto e nient'altro. Grazie a tutti. Siamo in diretta sui News 24, una domanda soltanto. Grazie, saluta, grazie. Mi spiace, finite lì, grazie. Finite, no, facciamo un po'. Ne verrà una bella. Dai.